amore è sempre una sorpresa per me. Puoi respirare il profumo del mare mentre dal vento tu ti lasci cullare. Sognare si può, eccolo qua. Ciao Teobaldo Busso. Perfetto. Teobaldo, ciao, Busso, Ina. Ciao, piacere di essere qui con te. Questa serata volge al termine. Sì, sentiamo sottofondo le note di questa stasera che sera. Stasera che sera, tu che sei cantante, sì. In questa operazione, in questo sogno, in questo vostro progetto nuovo di teatro abitato, sì. Sei comunque coinvolto, sì. Ma non canti sto giro. Esattamente, sto giro non canto perché sono stato coinvolto nell'organizzazione di questa rassegna, di questi 5 appuntamenti, il primo di questa sera con Francesco Damiano che sta volgendo al termine. Infatti questa è la sigla finale, la sigla iniziale, finale di ogni serata. Dicevo, io sono stato coinvolto insieme ai colleghi, appunto ad Antonio, a Olga e a Omar, per questa impresa dove abbiamo creduto progetto con il comune di Trino e quindi abbiamo detto perché non iniziare e partiamo con un progetto estivo dove cominciamo a farci conoscere il territorio e dopodiché magari riusciremo anche a portare avanti una stagione teatrale proprio al teatro civico qui della città che potrebbe essere appunto della stagione 2020-2021 con progetti diversi, non soltanto di cabaret e di musica, ma magari ci sarà della prosa, ci sarà magari anche della danza. Diciamo che i settori sono veramente tanti e quindi iniziamo con questi 5 appuntamenti, 2 di cabaret, 2 e 3 di musica, con una conclusione con questo quartetto d'archi tutto al femminile che terranno questo concerto tutto dedicato allo scomparso maestro, grande maestro Ennio Morricone. Io ti ringrazio, ti aspetto in radio. Va bene. Per approfondire meglio tutti i nostri discorsi. E intanto vi faccio i complimenti per questa serata splendida che tra l'altro ha avuto un ottimo consenso di pubblico. Sì, diciamo pochi ma buoni. Successo c'è stato, Francesco è stato molto bravo e quindi direi che come apertura è stata buona. Diciamo che il ghiaccio l'abbiamo rotto, speriamo in modo buono, ecco. Il prossimo appuntamento sarà il giorno 8 di agosto con un'altra cabarettista, Vanessa Giuliani, che tra l'altro è una mia amica, abbiamo lavorato anche insieme in un contesto di uno spettacolo mio dove lei si è prestata nella conduzione e anche nel fare degli sketch, delle cose sue. È stato un bel connubio di operetta musical cabaret e quindi sicuramente sarà un successo anche qui su questo palco del palazzo di Paleologo di Trino. Assolutamente, sicuramente sarà un successo stasera che sera. Grazie, alla prossima. A te, un bacio, ciao. 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 Sognare si può, la radio con un cuore intorno. Sognare si può, e non è peccato. Sognare si può, anzi, devi. Se ci credi, ogni sogno diventa realtà. Le rubriche di Vanaposta.